Ciao, mi chiamo Roberto Dell'Icarri. Benvenuto o benvenuta, ben ritrovato o ben ritrovata nel mio studio vocale romano. Chi vorrebbe cantare con meno potenza vocale? Forza, se domani ti chiedessero vuoi venire con me alle Maldive, non credo tu risponderesti sai, non posso perdermi un'importante riunione condominiale, proprio non me la sento. Credo che la maggior parte di noi vorrebbe ovviamente cantare con più consistenza, con più sonorità, con più pienezza. Ma tutti vorremmo anche cantare con più libertà muscolare. E spesso noi cantanti ci accorgiamo che è così complicato far coesistere entrambi i mondi allo stesso tempo e tendiamo spesso a sacrificare una qualità per l'altra, specie quando cerchiamo di ingrossare la voce più del necessario. La domanda del giorno è quindi: sì Roberto, ma come faccio a distinguere un suono pieno e libero da un suono grosso e forzato? Se non è esattamente facile distinguere dove finisce l'uno e dove comincia l'altro. Ora, non ci vuole certamente un genio, né tantomeno Roberto, per notare l'evidenza che l'emissione forzata sia sempre accompagnata in diversa misura da diversi gradi di costrizione muscolare che tendono ad affaticarci in fretta. Ma vorrei andare un po' oltre questa semplice evidenza. Vorrei elencarti una serie di domande che ti permetteranno di distinguere sempre di più la differenza e di eventualmente analizzare cosa tende a prevalere di più nella tua voce. Pronti, partenza via? Ok, il suono è libero, è intonato, quella nota può essere cantata con la stessa pienezza e libertà anche un semitono più in su di quello che fai? E un semitono più in su? E un'altra ancora? Quella nota può essere sostenuta per diverso tempo? Può soprattutto essere sostenuta senza compensazioni muscolari, senza rigidità eccessive che tendono ad intervenire per aiutarti a non far spezzare il suono? Esiste un vibrato più o meno regolare che presenti una frequenza di oscillazione che non sia né troppo rapida e né troppo lenta? Quella nota può essere cantata con tutte le vocali, con la stessa libertà e pienezza sonora? Si può fare dinamica su quella nota, cioè si potrebbe passare dal pianissimo al fortissimo e ritornare dal fortissimo al pianissimo senza alcun cambiamento timbrico? Beh, se la tua risposta a tutte queste domande è positiva, allora congratulazioni, ti meriteresti un viaggio alle Maldive. Perché continuare a mantenere alta la libertà muscolare ad elevati livelli di intensità richiede una padronanza vocale invidiabile. Se invece la tua risposta è negativa anche solo in parte, allora ti do il benvenuto nel mio mondo. Continua a lavorare con semplicità, con pazienza, con determinazione per conquistarti giorno dopo giorno, vocalizzo dopo vocalizzo, più libertà muscolare, eventualmente diminuendo temporaneamente l'intensità solo per continuare a mantenere alta libertà muscolare per reinserire subito dopo quell'intensità. Trovare determinati equilibri non è istantaneo. Roma non è stata costruita in un giorno, no? E ricorda soprattutto quello che dice così brillantemente Sir Richard Miller, protettore degli insegnanti di canto, che dice: il lavoro con i cantanti non dovrebbe consistere nel rendere le loro voci più grosse, dovrebbe consistere nel liberarle, così che la loro piena dimensione possa emergere. Bene, tutto per oggi, spero di esserti stato in qualche modo d'aiuto, ti mando un abbraccio, ci vediamo presto, ciao ciao da Roberto Dell'Icarri.